Ciao Camelia. Ciao Simo. Benvenuto a bordo della nostra Hyundai i20 Hybrid. Grazie mille. Sei pronto a partire? Prontissima. Allora andiamo. Cominciamo. Allora Camelia, tu hai vissuto a Torino, a Brescia, a Milano e quindi hai visto diverse tipologie di guidatori e di guidatrici. Roma è diversa sotto questo punto di vista? Guarda, Roma è veramente caotica dal punto di vista della guida. Essendo una città grande e con tanti abitanti, con tante macchine, eccetera, diciamo che è abbastanza normale che sia un po' trafficata, ecco, quindi va bene. Tu però, che tipologia di guidatrice sei? Allora, io generalmente sono una guidatrice calma, però devo dire che un po' mi spazientisco a volte, perché non lo so, magari ogni tanto sto facendo una manovra e mi sbuca un motorino da dietro che non lo so, dico ma da dove sei sbucato? E quindi a quel punto dico ma cavolo, ecco, per esempio adesso. Quindi abbiamo capito che il tuo grande problema nel traffico di Roma sono i motorini, mamma mia, veramente, sì, i motorini. Ma se ci pensi il traffico di Roma è pure un grande allenamento per te che sei... Cioè certo, chi importa, esatto, chi sempre aiuta. Reazione, bisogna essere sempre sull'attenti, ecco. Ti piace guidare? Molto, mi piace molto perché, non lo so, mi rilassa, ecco. Poi, non lo so, ascoltare la musica, viaggiare un po' insieme anche con la mente, è bello, mi piace. Per te che sei un amante della musica e che mi hai detto che metti musica in macchina, che ti piace ascoltare la musica, questa ha un impianto pazzesco. Ma questo è un grande vantaggio di questa macchina perché, per esempio, cioè a me piace ascoltare la musica prima delle partite per caricarmi, per entrare proprio nel vivo della partita, della competizione, ecco. Utilizzi il navigatore in macchina? Sì, sì, sì. Lo utilizzo, ma lo utilizzo anche a Torino, che per dirti è la città in cui sono cresciuta, ma anche per una questione di, non lo so, di traffico, di tempistiche, quindi cioè io mi trovo bene, molto comodo. Ti piace la macchina? Molto, mi piace molto, è accogliente. Ti trovi bene? Sì. Dammi tre aggettivi per la macchina. Comoda. Accogliente, mi piace questa parola, accogliente, e leggera, molto leggera. Adesso ti faccio un contest per vedere quanto conosci Roma. Domanda 1. Uscendo da Roma, la Tiburtina porta ad est o a ovest? Allora, penso che porti a est. Penso. Ma vado un po' a intuito. Brava. Ecco, bene. Domanda 2. Quale di questi ponti non passa sopra al Tevere? Ponte Mammolo, Ponte Sisto o Ponte Garibaldi? Io mi butto su Ponte Mammolo, non lo so perché è vicino a casa nostra, non... c'è lungo Tevere da un'altra parte. Brava. Ah, ecco, vedi? È giusta perché Ponte Mammolo passa sopra l'Aniene, che è l'altro fiume che attraversa Roma. Ecco. Domanda numero 3. Quanti chilometri è lungo il GRA, grande raccordo anulare? Circa 70, circa 90 o circa 45? Girando solo intorno a Roma, ma io dico 45 chilometri. Niente, questa è sbagliata. Ah, mannaggia! Circa 70. Vedi, dovevo andare qua nel mezzo. Mannaggia, ho sbagliato. Domanda numero 4. Via del Vantaggio si trova in centro vicino Via del Corso, al Gianicolo o all'Eur? Io Via del Vantaggio non l'ho mai sentita. Ma che cos'è? Non lo so, mi butto perché proprio non la so. Io dico al Gianicolo. No. No. Ecco, sapevo. Era in centro vicino Via del Corso. E sai perché si chiama così Via del Vantaggio? No. Te lo dico. Perché è una delle prime perpendicolari di Via del Corso
e lì al tempo si facevano le corse con i cavalli. E essendo la prima, era quella che stabiliva il vantaggio che si dava al cavallo. Ah, beh. Domanda numero 5. Sono più vicine tra loro Laurentina e Ardeatina o Flaminia e Appia? Dai, io dico Laurentina e Appia. Allora, visto che io voglio farti vincere la maggioranza, ti rifaccio la domanda. Okay. Sono più vicine tra loro la Laurentina o l'Ardeatina o la Flaminia e l'Appia? La Laurentina e l'Ardeatina, ovviamente, prima era una battuta, cioè per mettervi alla prova. Brava, quindi 3 su 5, va bene, eh? Ho vinto la prova, dai. Sì, sì, prova superata, 3 su 5, maggioranza. Beh, perfetto, sono stata promossa, vai. Siamo arrivati? Purtroppo siamo arrivati. Grazie Camelia e a presto per un prossimo viaggio su Hyundai. Grazie mille a te per la compagnia e speriamo di viaggiare di nuovo presto insieme.